secco e gnecco proprio. Dammi la versione più bella e potente di Killer Instinct. Mamma mia. Ah, così proprio. Che tra l'altro Killer Instinct è stato il mio primo picchiaduro che ho giocato in sala giochi. E mi sembra giusto di prendere... Ma vediamo un po'. Fulgor Combo, Zego, Thunderclay. Porca troia che c'è il tempo, Riptor. Vai, Riptor. Velociraptor contro Lupi Manari. Aia. E chi sa le mosse qua? E se domani notte. Ditemi quali sono i limiti per le mosse finali. Porco il demonio. Quanto bello lo stage. Cioè, quanto i personaggi sembrano proprio direttamente dallo stage. Non so se mi sono... Oh! Toxide. Store. La madonna! Mi ero parato! Uffa! Mamma mia, mi ero parato, incredibile! Continuo, continuo! Riptor, Riptor! Sempre contro lo stronzo! O cambia! No, sempre lui, la rivista della rivista! Oh, basta! E che cazzo di livello di difficoltà c'è? Prestito morto bastardo ultra difficile. Tanto qua vorrei dire una cavolata, ma siamo proprio nel castello di quello che dovevamo uccidere su Sniper Elite, il castello di Kidman. La madonna, qua la difficoltà insomma è importante, missione finale. Tippa la trippa, Riptor, voglio immediatamente Saberwolf. Esatto, proprio quello che volevo. Però no, è giusto che li mettono sempre nei loro... Insomma, che giocano sempre in casa quelli. Mamma mia, ho fatto la super combo. Aia. Oh! Starto, piazzolo! Questo misto banana e mirtillo, perché lo so che ce lo ficcano dentro. Tipo, mi è piaciuto perché tipo un paio di settimane fa... Vabbè che... No, mi ero accorto un paio di settimane fa, no? Faccio i tortellini la sera da mangiare. Vado a vedere gli ingredienti dei tortellini, praticamente tortellini e prosciutto crudo, no? Voi cosa credete che ci sia dentro nel ripieno? Vado a vedere prosciutto crudo al... O al 5%. Prosciutto crudo al 5%, 45% di ripieno dei tortellini prosciutto crudo, mortadella, cioè. Ciao, Amy! Mamma mia, prima vittoria e si scala la classifica. Mamma mia, Velociraptor contro Velociraptor. Nello stage del Velociraptor. Assolutamente. Cioè, di prosciutto crudo c'è il 5% e poi c'è il 45% del ripieno mortadella. Va bene. Salve Luca. Pure i tortellini, cioè, scrivete tortellini alla mortadella. Tortellini e Velociraptor, la madonna. Sì, continuo, continuo. La storia del Velociraptor non finirà mai. Salve a tutti. Mamma mia, Halo senza l'H. A parte che non sto giocando a quello, quindi... appunto, scrivete tortellini alla mortadella. Godo. Aspetta un attimo. Quanto cazzo. E domani credo che per questa settimana sarà l'ultima live su Sniper, perché scade il Game Pass e riattivo con la storia del vaffanculo del Gold, così mi becco un anno a 50 euro invece di un anno a 120 euro.
E non ce lo farò mai a batterlo. Bastardo. Maledetto. Ovviamente andrò a cambiare personaggio a secondo tentativo perso. Secondo tentativo perso, quindi ho più la madonna de dio. Bene. Ma questo scontro mi fa, come dire, mi fa molto molto felice del fatto che i dinosauri siano stati estinti, perché se erano dei pezzi di merda così, quando si andava alle poste a fare la ricarica o a pagare le bollette, non posso immaginare se beccavamo un velociraptor. Vabbè, ne ho messo difficoltà facile, era medio. Facciamo scadere e andiamo con un nuovo personaggio. Cazzo, zappa. E a scendere questa volta sul campo di battaglia, mamma mia, Thunder Orchid. Appendo Orchid perché se ce la faccio fare la sua ultra, credo che mi bannino il canale, perché tipo la sua ultra combo è... Ah! Cazzo, era già incominciato l'incontro, io stavo a leggere i messaggi. L'ultra combo di Orchid praticamente si mette di lato, apre il vestito, fa vedere le bocce all'avversario, l'avversario si scandalizza ed esplode. Però ovviamente io non so come si faccia a fare l'input per quell'ultra combo, quindi purtroppo non vedremo quell'opera d'arte qua. Codo bastardo. Immagina di beccare un velociraptor incazzato nero alle poste che ti tira le bombe di... le palle di fuoco. Se vuoi cambiare colore del vestito. Bello sto stage. Bastardo che... maremmo. Quanto spinge sta musichetta però. Ah, ma ho capito qual è quella musica qua. C'è il remix in quello ultimo sito di Killer Instinct di sta musichetta. Stardo. Vado. Mamma mia, Cinder, che se ce la faccio andare avanti questo scontro dopo me tutto in piscina. Tutto schifoso. Pestato, no. Va bene. Girate soltanto le balle che metto sulla piscina e giustamente piove due giorni e quindi non so più tutto entrarci. Ah, ma non si può correre qua. Maremmo. Guardalo che diventa invisibile. Pezzo di merda, stavo dicendo una roba potente, ma non posso. Dio. Yes. E yeah. Le. Verso scontro, scontro altro. Jago. Ammazza lo state di Jago, che ci devono essere sempre i tigri. Mamma mia, first try. Ah, tutto sommato, tutto bene, tutto bene. Devo soltanto vedere. Adesso vi racconto una cosa, no? Praticamente abbiamo montato la piscina, tutto a posto. Abbiamo messo a posto il cortile, messo un po' di cemento dove andava messo, di qua di là. Di solito ogni anno avevamo dei piccoli problemi di uscita d'acqua o da un tubo o che poteva essere dove c'era la Lazio, eccetera eccetera. Quest'anno tutto perfetto, però vediamo che dalla pompa dove c'è dentro il quarzo, la sabbia per la struttura dell'acqua, dove c'è il manometro, che è questo coso qua che fa vedere se la pressione dell'acqua è a posto, praticamente perde l'acqua, cioè non ha perso acqua dalle altre parti e perde l'acqua da sto coso. Che quando abbiamo spostato ci abbiamo tirato una botta e si è rotto, no? Quindi lo dobbiamo cambiare. Vado a vedere su Amazon, di là cerco manometro per piscina. Praticamente
Se acquisti in Italia un manometro, dai 12 euro in su, se costa anche 20 euro, metti anche con le spese di spedizione 25 euro in Italia. Volete spiegare perché io ho trovato su eBay un manometro uguale? Cioè ho trovato lo stesso identico manometro uguale. Dato. Spedizione dalla Cina. Senza pagare le spese di spedizione 7 euro. Ma non dovrebbe essere il contrario, che una cosa dall'estero te la fanno pagare di più? Mi sembra un pochino strano sta roba qua. Ammazzate. No, bastardo. Per loro lo importano dalla Cina e lo vendono per guadagnarsi. Ma guarda, Emi, ho fatto arrivare un'altra cosa dalla Cina.